Come dimagrire dopo i 50 anni? Ciao a tutte e benvenute a un nuovo video. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono soprattutto l'autrice di una serie di corsi manuali tutti dedicati all'immagine, allo stile, ma anche al benessere di noi donne over 40 e over 50. Oggi sono qui per secondare una video richiesta che ricevo sempre più spesso, soprattutto l'ho ricevuta in modo parecchio insistente dopo aver pubblicato una mia foto che mi mostrava il sabato mattina, bella tranquilla, nella mia palestra di casa mentre mi allenavo con i pesi. Per cui oggi vorrei darvi 10, non so neanche, idee, spunti, consigli in pillole. Io non sono né un medico né una nutrizionista, sono semplicemente una donna che legge tanto e quindi si informa, si documenta. Naturalmente anch'io sgarro, sono umana, mi piace mangiare, soprattutto sono una mangiona, devo dirlo. Io, a differenza di tantissime altre donne, mie amiche che conosco, che mangiano delle porzioncine piccole e si accontentano, io invece istintivamente mi riempirei i piatti e sono veramente decisamente una buona forchetta, purtroppo. Il primo punto che vorrei assolutamente sottolineare è che perdere peso dopo i 50 anni non è affatto facile. È difficile per la stragrande maggioranza di noi, anche per chi tra noi, ed è anche il mio caso, probabilmente non ha mai avuto problemi di peso per tutto il resto della vita, ma dopo i 50 anni è indubbio che qualcosa cambia. Il metabolismo rallenta, probabilmente anche il nostro stile di vita si aggiusta un pochettino, e negli ultimi 2 anni purtroppo non in meglio da questo punto di vista. E anche questo naturalmente non aiuta necessariamente a perdere peso. Se abbiamo bisogno, abbiamo semplicemente il desiderio magari di limare qualche chilo o anche tanti chili. Quindi rendiamoci conto che non è semplice, non facciamo una malattia del peso che vediamo sulla bilancia. Dopo i 50 anni, secondo me, se non l'abbiamo già fatto prima, devono cambiare le prospettive. Le cose importanti sono la salute, l'energia, la vitalità, e questo a lungo termine. Cerchiamo di vivere bene i prossimi 50 anni, ma magari chissà anche oltre. Quindi puntiamo su un'alimentazione salutare, completa, naturalmente, che a lungo termine ci permette anche di raggiungere i nostri obiettivi di dimagrimento se lo desideriamo, ma deve essere fatto col cervello, in modo evitiamo tutte quelle diete estreme che tolgono intere categorie di macronutrienti, quelle diete che non ci fanno del bene, perché magari sì, ci fanno perdere temporaneamente qualche chilo che poi probabilmente rimbalza non appena torniamo a un altro tipo di alimentazione, e soprattutto magari indebolisce le nostre ossa o addirittura favorisce l'insorgere di malattie anche molto molto gravi, perché veramente non ha senso. Un altro punto importante è quello di porsi degli obiettivi realistici. A tutte penso piacerebbe tornare al peso che avevamo a 25 anni, al culmine del nostro splendore. Però bisogna anche rendersi conto che il corpo cambia e che persino a parità di peso magari il nostro fisico non è esattamente lo stesso. Il corpo comunque subisce dei piccoli cambiamenti e si adatta, siamo anche donne adulte. L'idea di avere un fisico da ragazzina magari non è per tutte. Poi, per carità, ci sono delle donne che magari sono piccoline, minutine e mantengono quel tipo di fisico tutta la vita. Però ecco, l'importante è rendersi conto che il metabolismo rallenta, che quello che conta veramente è la nostra qualità della vita e la nostra salute, e anche gli obiettivi, secondo me, andrebbero aggiustati un pochino in quel senso. Quindi peso sano sì, anche un peso forma, ma un nuovo peso forma adattato proprio alla nostra fascia d'età. Un altro consiglio importante è di bere tantissimo, idratatevi tantissimo. Tra l'altro, bere tanto non aiuta solo a depurarsi, a idratare la pelle dall'interno, ma aiuta anche proprio a bruciare di più. Infatti, bere tanto acqua nell'arco della giornata aiuta anche a tenere alto il metabolismo, quindi facciamolo perché ci sono tanti buoni motivi per farlo. Un altro punto riguarda naturalmente l'attività fisica. Fare attività fisica dopo i 50 anni è fondamentale anche prima, ma dopo i 50 diventa essenziale per la nostra salute generale, per la nostra agilità, per il nostro senso dell'equilibrio, per la salute delle nostre ossa, perché voi sapete che la migliore prevenzione per l'osteoporosi,
per esempio, è avere una muscolatura forte. Però c'è da dire che nessun tipo di attività fisica, neanche quella più maniacale, di chi magari va in palestra un'ora tutti i giorni, è sufficiente a compensare i danni fatti da un'alimentazione malsana, sbagliata e magari troppo ricca. Quindi ecco, non c'è verso. Se volete perdere peso o anche solo mantenere il vostro peso, l'esercizio fisico è fondamentale, ma ecco, dobbiamo sapere che se poi mangiamo di tutto e di più, facciamo tanti spuntini grassi e malsani in mezzo, non servirà assolutamente a dimagrire. L'altra cosa importante è la qualità del nostro esercizio fisico. Io so che qua tante donne storceranno il naso perché preferiscono magari stare 2 ore sulla cyclette o sul tapis roulant o andare a correre, altre cose che io per esempio detesto, ma è fondamentale che almeno una parte del nostro esercizio fisico sia mirato a potenziare la nostra muscolatura. Questo perché già a partire dai 35 anni la nostra massa muscolare diminuisce e dopo i 40 e ancora di più dopo i 50 diminuisce a dei tassi veramente molto molto rapidi, per cui dobbiamo contrastare questa tendenza. Io ho la fortuna che quantomeno mi piace molto di più allenarmi ai pesi che non fare attività aerobica, che detesto abbastanza, ma ecco, l'attività aerobica si può dosare, potete anche farvi delle camminate veloci, per esempio, se proprio la detestate come me. L'importante è che ci sia una componente di allenamento ai pesi. Per fare un buon allenamento ai pesi non è necessario andare in una palestra super attrezzata, anche se può essere motivante almeno per alcune di noi, ma è importante avere un set di pesi. E soprattutto anche conoscere quegli esercizi che permettono anche di sfruttare il nostro stesso peso corporeo. Su YouTube ci sono tanti buoni allenamenti per iniziare, oppure potete magari acquistare un corso di questo tipo, oppure per esempio fare come ho fatto io, che una volta al mese vedo un personal trainer, quindi una cifra assolutamente, una spesa assolutamente irrisoria, ma mi mette a punto questo programma. In mezzo io mi alleno tranquillamente a casa. Un'altra cosa fondamentale che ho imparato è che stare sempre sullo stesso livello di pesi, allenarsi di continuo, anche quando diventa facile quel tipo di esercizio fatto con quei pesi, non serve a molto. Bisogna costantemente stimolarsi un pochino di più. I modi per stimolarsi sono all'inizio magari aumentare il numero di ripetizioni delle serie di esercizi. Una volta che siamo arrivati a 12, massimo 15 ripetizioni, bisogna aumentare il peso, e il terzo fattore magari ridurre le pause di riposo tra una serie e l'altra, perché questi tre fattori ci permettono di tenere costantemente stimolata la nostra muscolatura e quindi anche effettivamente di farla aumentare nel tempo. Questo è fondamentale per tanti motivi, perché una buona massa muscolare ci fa bruciare di più anche quando siamo a riposo, magari mentre dormiamo siamo seduti sul divano a guardare Netflix, ma anche perché una buona massa muscolare rafforza le nostre ossa e per tanti altri motivi, per cui avere una buona massa muscolare previene anche un sacco di acciacchi. Io non so quante donne sento della mia età che hanno problemi di mal di schiena, spesso è dovuto al fatto che non hanno una buona muscolatura proprio anche addominale. Non ce l'ho neanch'io, però ci sto lavorando, e questo causa naturalmente tutta una serie di scompensi. Quindi ecco, alleniamoci e facciamolo nel modo giusto. Un'altra cosa importante da fare, anche questa nel modo giusto, è quella di aumentare un pochino l'apporto di proteine dopo i 50 anni, ma di farlo nel modo giusto. Molte persone, infatti, e molte donne, soprattutto nel tentativo di perdere peso velocemente, di solito c'è una fase iniziale in cui funziona e poi o i chili si recuperano perché lentamente si torna alle abitudini solite, oppure magari subentrano addirittura problemi di salute, perché fanno delle diete iperproteiche, cancellando totalmente la presenza di carboidrati, magari aggiungono anche tanti grassi. Certo, all'inizio il corpo reagisce perdendo peso e soprattutto liquidi, ma poi ecco, sono regimi che non fanno bene alla nostra salute in generale, soprattutto portati avanti nel tempo, non sono spesso sostenibili. Quello che dobbiamo fare è incorporare più proteine, sì, ma farlo col cervello. Magari informiamo
concentriamoci su quelle che sono anche le fonti di proteine di origine vegetale che hanno meno controindicazioni, per esempio della bisteccona di carni rosse. Facciamolo insomma con modo, alternando e variando il più possibile le fonti anche proteiche. Questa è la chiave, credo, di qualsiasi alimentazione sana, cioè la varietà, non mangiare sempre soltanto gli stessi cibi, tagliandone completamente altri, ma integrando un pochino tutto. Un sesto punto è di mangiare sempre e comunque tante verdure, innanzitutto perché contengono tante fibre che ci aiutano a depurarci, ci mantengono sazi a lungo, perché addirittura poi abbinati al bere tanto, che dovremmo fare però tendenzialmente lontano dai pasti, aiutano proprio a dare quel senso di sazietà. Soddisfano, quindi non avere mai fame è la chiave di volta, secondo me, per mantenere un'alimentazione sana e non eccessiva. Soprattutto, ecco, le verdure sono buonissime, a me piacciono e mi piace anche spaziare con le ricette. Mi sono comprata anche due libri di cucina vegana di Carlotta Perego, che ha delle ricette super veloci, anche quando proprio siete stanchissime non è un buon motivo per non mangiare verdure, perché ci sono delle ricette che in 3 minuti le cacciate in forno e dopo sono pronte. La composizione del piatto ideale, secondo me, dovrebbe essere metà verdure cotte o crude, anche un pochino condite se preferite, un quarto di proteine e un quarto di carboidrati complessi, preferibilmente integrali e ricchi di fibre. Composizione del piatto: se voi andate al ristorante, siete ospiti a cena, siete davanti a un buffet dove non sapete bene come servirvi da solo, soprattutto siete a casa, è secondo me la composizione perfetta, che a lungo termine vi farà perdere lentamente peso nel modo sano ed equilibrato. Un altro consiglio importantissimo, questo sul piano psicologico, è di motivarci sempre e in qualunque modo. Qualsiasi cosa funzioni per noi va bene se ci motiva ad avere un'alimentazione sana che ci porta anche a dimagrire se vogliamo e se ne abbiamo bisogno. Quindi, se vi sentite motivati con dei bei completini da palestra, regalatevi, fate un po' di shopping, regalatevi qualcosa di nuovo. Se vi sentite motivati a allenarvi insieme alle amiche, fatelo. Altre cose che per esempio mi aiutano ad andare avanti, sia con l'alimentazione che con l'allenamento, sono per esempio ascoltare dei podcast o anche dei video o anche degli audiolibri con Audible, a cui mi sono ormai abbonata mentre mi alleno. Questo rende quasi divertente, io quasi aspetto il momento dell'allenamento perché posso andare avanti col mio libro, con il mio podcast. Un'altra cosa molto importante, secondo me, è pianificare in anticipo i pasti. E con questo non intendo il meal prep, almeno io non lo faccio perché mi sembra sempre molto triste avere tutte le vaschette identiche, praticamente mangiare 4 pasti identici nell'arco della settimana. Quello che faccio tipicamente la domenica è preparare delle vaschette che preparo nel mio forno a vapore, ci vuole veramente un attimo, per esempio di quinoa, riso basmati, farro integrale, contorni di questo tipo, anche legumi, che poi nell'arco della settimana posso utilizzare in vari modi, nelle insalatone, come contorni, per esempio un trancio di salmone e via dicendo. Si può fare anche per le verdure, che si conservano fino a 2-3 giorni, di più non andrei nei contenitori, quelli belli stagni per alimenti. Io ne ho appena comprato uno stock su Amazon e li sto usando tutti. È veramente importante prepararsi in anticipo, perché poi arriva sempre il momento in cui magari siamo stanche, siamo stressate e prendiamo la prima cosa che troviamo in frigo. Se la prima cosa che troviamo in frigo da riscaldare è una cosa sana, abbiamo già risolto. Mentre se invece sono snack ricchi di grassi e calorie, se sono cose malsane, purtroppo quella giornata è proprio da eliminare dal nostro calendario dietetico. Un altro punto importante è di valutare, naturalmente insieme al vostro medico, io non vi darò consigli in tal senso, se non sia il caso di assumere degli integratori. A volte il dimagrimento è impedito anche proprio dalle carenze che magari abbiamo, oppure la nostra salute è sbilanciata per altri motivi e questo ci porta comunque anche a mangiare in modo malsano. Per cui facciamo una bella visita medica ogni tanto, una sorta di messa a punto, e poi facciamoci consigliare degli integratori validi, possibilmente
sia di fonti naturali dal nostro medico, perché può essere un ottimo aiuto per perdere peso. Un altro punto importante è quello di cercare di dormire il meglio possibile. Il sonno spesso è sottovalutato, ma dopo i 50 è fondamentale cercare di dormire bene. So che non è affatto facile, non è facile a volte nemmeno per me, perché le insonnie sono all'ordine del giorno in questa nostra fascia d'età. Dormire bene è importante, idealmente bisognerebbe arrivare a 7-8 ore per notte, possibilmente continue, anche se non sono continue, vabbè, fa niente, ma avere lunghe insonnie, il problema in quel caso andrebbe affrontato, perché altrimenti ci sono poi degli squilibri a livello ormonale che impediscono di fatto il dimagrimento. Un altro punto importante riguarda i viaggi e le vacanze. A volte magari tutti i nostri sforzi vengono vanificati perché andiamo in vacanza e poi di colpo ci mettiamo, proprio perché ci sentiamo in vacanza, a mangiare di tutto e di più. Il mio consiglio in questo caso è di adattare le nostre abitudini salutiste al contesto in cui ci troviamo. Naturalmente nessuno ci dice che non dobbiamo assaggiare, assaporare la cucina locale, o che dobbiamo per forza portare avanti lo stesso identico allenamento che prima facevamo nella palestra di città. No, quando ci troviamo in vacanza adattiamo semplicemente le nostre abitudini e rimpiazziamole con altre simili, che però ci permettono anche di goderci le nostre meritate vacanze. Io per esempio qualche settimana fa sono stata 4 giorni a Parigi con mio marito. Chiaramente avevamo una stanza di albergo bellissima, ma anche piccolissima, non avevo i pesi con me, quindi non mi sono allenata, però quello che abbiamo fatto è abbiamo camminato tantissimo, veramente tanto, tutti i giorni, quindi scoprendo anche un sacco di angolini, di scorci, di quartierini di Parigi che nelle precedenti visite non avevamo neanche mai notato. È stato bellissimo. E poi per esempio mio marito al mattino voleva il suo croissant in un bel bistrot, io semplicemente ordinavo una bella omelette, quindi sì, era sicuramente un pochino più grassa di quella che avrei fatto io a casa, magari c'erano anche meno verdure, però era comunque un alimento proteico che mi saziava e mi dava la carica all'inizio della giornata e mi soddisfaceva anche molto di più, perché io, vi ripeto, sono una mangiatrice. E con un croissant non mi sazierei mai, avrei fame dopo un 15 minuti, penso, e quindi andava benissimo così. Ultimo consiglio è quello di abbondare dei cosiddetti cibi a calorie negative. Cibi a calorie negative può essere un concetto che induce in errore, perché nessun cibo ovviamente ha un numero di calorie negative, però si tratta di una serie di cibi che, oltre ad essere sani di per sé, hanno così poche calorie che l'organismo ne brucia quasi altrettante o addirittura altrettante per consumarli. Naturalmente in questa categoria rientrano tantissime verdure, come per esempio cavolfiore, asparagi, carciofi, ma anche frutta come pompelmo, mele verdi, peperoni, zucchine, pomodori e via dicendo. Al tempo stesso si tratta anche di determinate sostanze, come per esempio la teina, quindi tè soprattutto verde o bianco, caffè e via dicendo. Se noi abbondiamo con queste sostanze, magari tè o caffè, naturalmente nei limiti del ragionevole, sicuramente facciamo del bene al nostro metabolismo. E se già vogliamo dimagrire, già abbiamo adottato un regime alimentare sano, questi sono senz'altro dei graditi aiuti nella nostra alimentazione. Ecco, questi sono alcuni consigli che volevo darvi per dimagrire bene dopo i 50 anni. Spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se è così, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, accendete anche la campanella e sotto nei commenti ditemi la vostra su questi argomenti, e soprattutto se volete vedere altri video su questi argomenti. E con questo vi saluto e vi auguro un'altra splendida giornata. Ciao!